Kant. Come mai? Perché la medicina quantica è così correlata alla gestione dello stress e dell'aging? È molto semplice. Oggi abbiamo visto emozioni, ormoni. Bene, oggi, anche se molti di voi sanno che io sono un divulgatore, un ricercatore nel campo della nutrizione e dei nutraceutici da 30-40 anni, quindi da un bel po' di anni, e, diciamo, la mia professione ufficiale sarebbe incremento della performance psicofisica in ambiente civile e militare. Quindi, dove non si scherza, bisogna dare veri risultati. Ma oggi parleremo di qualcosa di invisibile, che sono i campi elettromagnetici. Se ne parla tanto, ci sono due grandi fazioni, quelli che dicono praticamente non influenzano niente, altri invece studiano quello che a livello cellulare possono influenzare, ma attenzione, in bene o in male. Ricordiamoci la magnetoterapia. La magnetoterapia sono campi elettromagnetici. Anche lì è stato studiato recentemente sulle cellule staminali che campi elettromagnetici, magnetoterapia, a seconda della frequenza, del tempo d'esposizione e della intensità, la stessa magnetoterapia può essere positiva o negativa. Ci sono delle belle bibliografie, purtroppo oggi devo correre, ma avevo preparato circa 200 e rotte bibliografie. Perché? Perché io sono quello delle evidenze scientifiche, non è che lo dico io. Bisogna vedere, radunare i piccoli tasselli in un grande mosaico e poi argomentare. Allora, noi abbiamo due grandi bande di campi, onde elettromagnetiche, quindi noi ionizzante e le ionizzanti, questo ormai lo sanno tutti. Tutti hanno paura dei raggi X, dei gamma, della parte nucleare. Quindi la maggior parte di voi sa usare e ha usato sicuramente il contatore Geiger, giusto? Nella scuola io vi insegnerò a rilevare i campi elettromagnetici, perché oggi con strumentazioni dal costo veramente esiguo si può, un tempo si diceva, bonificare la propria area dove si lavora, dove si studia. I campi elettromagnetici artificiali sono come lo stress, non sono eliminabili, sono gestibili, ovvero andiamo a cercare il punto e collocare la nostra poltrona, la nostra scrivania, dove siamo meno influenzati in intensità. Certo, io sono un fissato e quindi ho comprato un casale in mezzo al nulla, dove l'unico modem è il mio. Ma perché? Perché facendo ricerche in questo ambito io avevo bisogno di una zona senza influenze esterne. Al nostro studio a Roma abbiamo circa 20 modem che contemporaneamente ci permeano. Quando mai nella storia è accaduto un fenomeno del genere? Mai. Quindi tutte le ricerche che dicono abbiamo fatto uno studio di 72 ore su questi, abbiamo visto questi effetti sui topi o quello che è. Ora capite che quando parliamo di mesi, di anni di seguito, noi non sappiamo a livello lieve, epigenetico, a livello dei mitocondri, a livello dei telomeri che cosa accade. Quindi è vero, i campi elettromagnetici hanno anche questi una influenza epigenetica e sulle emozioni e sul carattere, sul coraggio, sulla paura, tantissime ricerche in ambito militare da decenni, solo che la gente non lo sa. Quindi andremo a vedere poi che Madre Terra ha la famosa frequenza di Schumann, tarata intorno agli 8 Hz, sale durante delle tempeste, ci sono varie fluttuazioni, e siccome le onde alfa sono appunto gli 8 Hz, 10, 12, 20, 25, posso passare in un periodo di tempeste solari, attività geomagnetiche, e quindi questo valore di risonanza cambia. Per risonanza col cervello umano, i soggetti più sensibili possono avere una particolare attività mentale. È utilizzato in ambito militare? Da quel dì. Ma la gente non lo sa.
a primavera che succede? Ci sono quelli che rinascono, stanno benissimo, altri invece a primavera hanno tachicardia, palpitazioni, agitazione. Perché? Perché c'è una iperattività solare con espulsione spesso di massa coronale. Queste particelle agiscono a livello fisiologico, psicologico, e ci sono stati dei lavori russi desecretati di circa 30 anni che hanno dimostrato proprio questo. Ma oggi noi quindi in che situazione siamo? Riassumiamo, mai nella storia siamo permeati da campi elettromagnetici multifrequenziali. Quindi gli studi di 30 anni fa c'erano i 50 Hz, era già un problema, una potenziale riduzione della melatonina. A un corso che tenne all'Istituto Superiore di Sanità, gruppo Tisna, prima di me c'era uno che parlava proprio dei campi elettromagnetici che fortunatamente non influenzavano nulla, neanche la melatonina. Arrivo io subito dopo e arrivo con 4-5 bibliografie, non capisco perché quello diceva che non esistevano, ovviamente prese da PubMed, dove i campi intorno a 50 Hz, quindi le ELF, possono ridurre l'endosintesi notturna di melatonina. Ma qui parliamo di piccoli danni in confronto a quelli di oggi. Qui siamo arrivati e parliamo di megahertz, gigahertz, tutti associati anche a quelli dei 50 Hz. Quindi noi siamo permeati, lo ripeto, contemporaneamente da un range di frequenze basse, medie, alte ancora di più. Ora, se esiste l'elettrosensibile, esiste il meteopatico, giusto? Quello che a primavera ha tutte quelle sintomi, quello che percepisce il cambiamento subito, che non sta tanto bene subito prima di un temporale. C'è il temporale, che cosa avviene a livello elettrico nell'aria? C'è un incremento notevole di ioni negativi dopo, e prima salivano gli ioni positivi, date da particelle, corpuscoli, polvere, eccetera, eccetera. Quindi io posso andare a misurare l'elettricità nell'aria, la posso misurare? Sì, con molta facilità. Ecco perché in vari corsi mi piace portare gli strumenti e cominciare a misurare. Anche nei corsi alla Sapienza che ho coordinato per diversi anni, metodologie anti-aging, anti-stress, apportavamo proprio vari strumenti, facevamo esperienze pratiche. Nella scuola mi piacerà portare questi strumenti e insegnarvi quella che io chiamo ancora, come si diceva un tempo, la bonifica del proprio studio, del proprio luogo. È facile, però se uno non l'ha mai fatto, bisogna passare dalla teoria alla pratica. Io sono un tecnico, mi piace fare le cose in pratica. Questa è una cosa che potete dire ai vostri utenti: ma viviamo di fenomeni elettrici? Sì. E quando è che c'è un'applicazione? Ma tutte le volte che fate un elettroretinogramma, un elettromiogramma, un elettrocardiogramma, un elettroencefalogramma, cosa andiamo a misurare? Corrente, flussi di elettroni. Ma quando c'è un passaggio di corrente, flusso di elettroni, quindi c'è un campo elettrico o anche un campo elettromagnetico. Facile. Ma allora a questo punto noi siamo delle entità biologiche elettromagnetiche, emettiamo un debole campo elettrico. Ricordiamoci che siamo formati, oltre come numero di molecole, oltre il 90% di molecole d'acqua, molecole che poi sono in parte strutturate, quindi lì ci sono i campi elettromagnetici endogeni, e questi campi elettromagnetici endogeni sono influenzati dai campi elettromagnetici. Ok, allora, possiamo eliminarli? No. Quindi quello che mi piace insegnare a livello tecnico è gestirli a più livelli. Il primo passo è trovare la distanza di sicurezza. Allora, io sono un ex NBC, sapete tutti cos'è, no? Oggi si chiama NBCR, CBNR, come lo chiamano. Quindi la mentalità più o meno è come quella di avere un problema radioattivo. Solo che il problema radioattivo fa paura a tutti, i campi elettromagnetici no, perché vedo che avete tutti il cellulare acceso e magari avete pure la connessione, giusto?
Allora, un bel lavoro che è uscito recentemente, oggi purtroppo io sono quello delle bibliografie e oggi invece devo andare rapidissimo. Lo vedremo a scuola, avremo un'overdose di bibliografie, centinaia, ve ne porterò centinaia, le discuteremo insieme. Come si utilizzano, quali strumenti? Si usano prima di tutto gli oscilloscopi. Quando vado a fare una ricerca però devo usare degli oscilloscopi ufficiali, per esempio i Tektronix made in USA, perché quando si dà una ricerca tu devi dire con quale strumento hai fatto quelle rilevazioni, ok? Quale temperatura c'era, che umidità c'era, addirittura che luce, quanti lux e così via. Questa è un'immagine del mio laboratorio che ho inserito in questo casale. Come vedete qui abbiamo tanti tipi di oscilloscopi, fra cui gli ultimi a batteria. E perché oscilloscopi a batteria? Semplice, perché lo strumento collegato alla rete 230 volt 50 Hz potrebbe andarmi a influenzare quei piccoli campi, deboli campi elettromagnetici umani. State spengendo i cellulari, l'avete messo almeno in aereo? Bravi, chi non l'ha messo in aereo, una tirata di orecchie. Ma non sarò io a darvi la tirata d'orecchie, saranno i vostri mitocondri. Ma come, i mitocondri sono influenzati da campi elettromagnetici? Eh sì, andate a guardare e il trasporto della catena degli elettroni si riduce notevolmente. Quale altro problema abbiamo grosso? I campi elettromagnetici artificiali, e qui vediamo alcuni strumenti con cui misurarli, cosa inducono? Aumentano lo stress ossidativo, lo stesso stress ossidativo di cui si parla in continuazione, che va a peggiorare la situazione dei mitocondri, gli stessi mitocondri di cui abbiamo parlato tutti i giorni, vanno ad alterare ulteriormente, purtroppo, quella integrità dei telomeri, gli stessi di cui si parla tutti i giorni, e non è finita, alterano il microbiota intestinale. Ma come, il microbiota intestinale? I batteri e i virus interagiscono con i campi elettromagnetici. Eh sì, chi non sa che i batteri interagiscono, allora deve venire per forza alla scuola, dove io porterò tutte le varie bibliografie per farvi vedere che i batteri possono o moltiplicarsi o ridursi. Ma ci sono applicazioni pratiche? Certo, ci sono, e come? Per esempio, ci sono campi elettromagnetici che possono ridurre lo sviluppo di un film di batteri fastidioso per l'acqua, cioè aiutano a purificare l'acqua. Quindi in quel caso alcuni tipi di frequenza, alcuni tipi di onde, perché ricordiamoci, noi parliamo sempre di frequenza, è troppo facile, c'è frequenza, intensità e forma d'onda, può essere sinusoidale, a dente di sega, onde quadre, onde miste, c'è una si chiama onda cinese, che è un'onda quadra con un'onda triangolare sfasata di 180 gradi sotto, onde particolari che è sinusoidale e armoniche, la campana tibetana. Io faccio studi anche sulla suonoterapia, che oggi chiamo suonoterapia quantica biovibrazionale. Ma come, la suonoterapia può dare effetti? Come lo vedo? Lo vedo con lo sfigomanometro, lo vedo con il pulsimetro, col saturimetro, col biofeedback, quindi devo vederlo con strumenti. Allora, qui vediamo alcuni strumenti rapidissimi. Uno è il Trifield, usato dalla CIA per tanti anni per bonificare le microspie. Sì, lo usano i cacciatori del paranormale, perché dove c'è il paranormale ci sono alterazioni ai campi elettromagnetici. Ma il più veloce, eccolo qua, digitale, ultimo tipo, adatto per i picchi, gli impulsi, perché i modem Wi-Fi non hanno solo un'intensità, hanno proprio dei picchi, degli impulsi. L'analogico non ce la fa a seguirli. L'ago fa così.
Ecco che allora serve un digitale ad altissima velocità di reazione con memoria e poi ovviamente collegabile al PC. Vediamo altri strumenti. Questa è una parte del laboratorio. Quindi io sono nel mio laboratorio, sono Flow, e più studio e più studio strategie per rinforzare ogni persona che posso incontrare, a cui posso insegnare contro lo stress elettromagnetico, più sono contento. Quindi ho dedicato questo perché mi piace avere i risultati. Allora, biorisonanza, quanto se ne sente parlare? È vero, perché anche gli strumenti che noi andremo a utilizzare o per analizzare o per aiutare a riequilibrare, vedremo la famosa vitalizing card, funzionano per risonanza. Questo è un esempio di risonanza acustica. La conoscete benissimo questa. Quello che magari è meno noto è che la risonanza acustica, e quindi la vibrazione, quindi è vibration, quindi è risonanza, vibrazione, qui non si parla di cose yoga o di tantra kundalini, qui si parla di scienza ufficiale. La vibrazione mette in moto questa pallina, quindi la risonanza indotta dall'azione sul primo diapason, sul secondo, ecco che mette in moto questo. Immaginate una cellula. Da qui si comincia a capire come mai suonoterapia biovibrazionale o azioni di altri device che aiutano il nostro riequilibrio. Allora, io qua vado velocissimo, c'era la suddivisione secondo lo YARC, abbiamo già capito che ci sono naturali e artificiali, il nostro scudo magnetico, lo vedremo tra un po', ci aiuta a non essere bruciati, altrimenti se non ci fosse lo scudo elettromagnetico non esisterebbe vita sul pianeta Terra, lo sapevate tutti? Famoso scudo elettromagnetico, magnetic shield. Allora, quando noi dormiamo vicino a un abat-jour, dobbiamo sapere che se è scollegata, abbiamo solo il campo elettrico intorno alla spina. Collegata ma spenta, campo elettrico dalla spina al device, ed è il filo. Per la scuola io vi porterò tutta una serie di strumenti e faremo le misurazioni dal vivo, perché la teoria poi però si ferma qua. Accendo, attenzione, accendo il mio abat-jour, flusso di elettroni per differenza di potenziale, quindi dalla spina vengono richiamato un flusso di elettroni dal campo elettrico, si associa al campo magnetico avendo il campo elettromagnetico. Facile da capire, però se uno non ci pensa non capisce come mai alle persone dico: ma ce l'hai su aereo il cellulare? E molti lì per lì non capiscono perché. Poi quando comincio a fargli vedere il danno che avviene a livello mitocondriale, allora dice: ma magari faccio le foto ma lo tengo su aereo, va bene, va già meglio. Il campo elettrico e il campo magnetico sono tra loro perpendicolari, quindi sono ortogonali. Noi stiamo vedendo in 2D o in 3D? Stiamo vedendo in 2D, giusto? In realtà i campi elettromagnetici sono tridimensionali. Questo è fondamentale. Non dobbiamo più ragionare vedendo sulla carta. Quindi, inoltre, non è che sono fermi, sono in movimento. Ok? Ora, immaginate, parliamo per farvelo capire meglio. Avete presente una persona è stata vicino a un contaminante radioattivo. È radioattivo quella persona e può contagiare altre persone. Questo lo sanno tutti, l'hanno visto dai film. Immaginate che per biorisonanza, ogni volta che noi ci tocchiamo, tocchiamo qualcun altro, noi facciamo un trasferimento di particelle. A questo punto dice: ma è possibile
misurarci tra di noi in gruppo, l'abbiamo fatto alla Sapienza più volte. Prendendoci per mano in gruppo, per esempio con un megaommetro ad alta sensibilità, sono quelli ideati per misurare bassissime intensità e con tensioni bassissime. Possiamo essere 20, 30, 40, praticamente tutti presi per mano. Il multimetro non sa se è a 1, sono 2, sono 3. Praticamente si crea un passaggio di particelle tra persone. Sì, non mi ricordo se quando tu eri l'abbiamo fatto, ma su 4 sessioni almeno 3 volte l'abbiamo fatto. A questo punto vi chiedo, tutti voi conoscete l'elettroencefalogramma e l'elettrocardiogramma. Conoscete invece il magnetocardiogramma e il magnetoencefalogramma? Sono molto più precisi. Sono più hanno un livello diagnostico più alto, costano, perché bisogna attrezzarli tipo stanza da risonanza magnetica. Immaginate le ricerche che io faccio col mio elettrocardiografo, che posso collegare a un oscilloscopio, quindi vedo benissimo, addirittura autointerpretativo, no? La tecnologia oggi. Arrivo con il cellulare, lo pongo vicino al cuore di una persona, oh guarda, si è alterato il tracciato, di poco, ma si altera. Ora bisogna capire che io vado rapido perché queste sono le diapositive di un master, quindi figurate quanto vado rapido. Ora bisogna capire, ve lo do come dato, lo troverete. Noi abbiamo magnetite nel cervello, magnetite, la stessa dei magneti degli altoparlanti, ok? Ecco perché nei miei esperimenti io non uso nei trasduttori, non uso magneti al neodimio, ma uso quelli con magnetite naturale, perché è più simile a quella umana. La magnetite che ce l'hanno? Tutti gli animali migratori, tutti. Percepiscono quali? Le linee geomagnetiche. Ma l'essere umano percepisce linee geomagnetiche, il geomagnetismo, le attività solari? Chi molto di più e chi molto di meno. Questo è il punto. C'è un'enorme variabilità da questo punto di sensibilità. 10 minuti. Allora, qui vediamo solo che esiste il magnetocardiografo. L'essere umano, quindi devo andare rapidissimo, l'essere umano si è già dimostrato che il cuore emette il campo elettromagnetico più intenso, maggiore anche di quello del cervello. 6 miliardi di connessione, 40.000 neuroni, quindi quando io tempo fa parlavo dei 3 cervelli mi guardavano strano, dove quello più strano era il cervello cardiaco, adesso portando le giuste bibliografie probabilmente c'è poco da ridere perché è reale. L'emissione di onde elettromagnetiche generate dal cuore sono 5 volte più potenti di quelle generate dal cervello, 5.000 volte. Ora domanda, lui genera, ok? Nello yoga, nel tantra kundalini, questo si chiama chakra anahat, chakra del cuore, importantissimo, bla bla, chakra dei desideri, ok. Ma quelli che tengono il cellulare qua nella giacca? Allora a questo punto l'unica è fare dei filmati dove tra di noi andiamo con un elettrocardiografo a vedere cosa succede. Perché adesso con tutti gli esperimenti che abbiamo fatto con la Vitalizing Card era quello di riequilibrare i sistemi elettromagnetici e aumentare la forza e l'equilibrio. Ma poi come si procedeva quando mi davano il tempo di farlo vedere? Che se portavo il cellulare sul cuore c'era perdita, le persone andavano giù, proprio perché c'è un'influenza negativa sui sistemi bioelettrici.
Allora, il cuore e il sistema cardiovascolare può essere riassunto da un quello che si chiama un diagramma elettrico, circuito equivalente, dove ci sono resistori, il cuore è il generatore, ovvero il nodo del seno atriale, e più giù a cronotropismo più basso, il nodo di Tavar. Le resistenze sono tutti i vasi, no? E quindi possiamo avere praticamente resistori, generatore di funzioni. Abbiamo un vero e proprio sistema. Ah, ma esistono i disturbi geomagnetici? A questo punto lo devo mettere, perché negli Stati Uniti in questa ricerca hanno evidenziato che l'attività solare che induce i famosi disturbi geomagnetici possono peggiorare il rischio di mortalità cardiovascolare. Ah, ma allora i campi elettromagnetici, che siano naturali o che siano artificiali, in soggetti predisposti possono anche far male? Sì, ecco perché con la magnetoterapia, con i giusti campi elettromagnetici, con i giusti device, posso riequilibrarli in positivo, ma sugli stessi principi posso anche fare il danno. Quindi è un po' come il concetto di ormesi, troppo, troppo poco e così via. Allora, il campo audio è veramente ridotto, oggi non possiamo parlarne, vi accenno solo questo, che il microbiota oggettivamente può essere influenzato. Il pianeta Terra è un elettromagnete, questo noi già lo sappiamo, normalmente immaginiamo uno scudo simmetrico, ma questa, cari miei, è teoria. Questa è quella più reale, perché è sempre tridimensionale, ma quando ci sono tempeste solari, le tempeste solari certe volte sono così intense che una parte, come ho detto prima, espulsione di massa coronale, particelle, ogni momento, ecco perché nel campo quantico dobbiamo essere aperti, ogni momento trovano e scoprono altre particelle. Devo andare rapidissimo? Ok. Come riequilibrio abbiamo a che fare con famose spirali. Queste, come vedete, sono spirali che sono state utilizzate in dispositivi che permettono una sorta di bioriequilibrio elettromagnetico. La domanda che mi fanno molti è: ma emette? Che cosa emette? Ovviamente io sono andato a misurarlo. Oltre all'effetto biologico, cioè test in vivo, e anche lì abbiamo scoperto movimenti particolari, abbiamo associato dei movimenti, per esempio, che ho prelevato dal pranavidya che ho imparato in India. Abbiamo associato anche delle respirazioni, quindi dei pranayam. Abbiamo associato poi delle tecniche di concentrazione, perché qui è importante a livello biofotonico l'intenzione e la concentrazione. Quanto consuma? Zero, perché questo è un dispositivo che è praticamente, potremmo dire, tecnologia antica in ottica moderna. Siamo noi con la giusta presa, con la giusta impugnatura. Ed ecco l'ultima versione, vedete, è la stessa spirale, ma c'è un microchip particolare. Questo microchip va ad amplificare quello che già la versione precedente ci permetteva di godere di questo suo riequilibrio. Lo stesso principio, vedete la stessa spirale? Qui però è ricevente. Il capello, il bulbo in particolare vivo, emette deboli campi elettromagnetici, e ripeto deboli, ecco perché io mi piace insegnare come ottimizzare. Bisogna ottimizzare la stanza, perché se io ho interferenze elettromagnetiche notevoli, posso chiaramente, è lo strumento che ne sa. Quindi bisogna ottimizzare, ridurre al più possibile le interferenze. Ancora una volta, è facile, basta utilizzare il nostro rilevatore di campi elettromagnetici, anche perché
molti di questi campi hanno una perdita esponenziale molto rapida. Certe volte basta spostare il letto di 2 metri, di 1 metro, la poltrona, cioè gestire i campi elettromagnetici non è impossibile, è una questione di volerlo fare, di voler capire che infiammazione, stress ossidativo, telomeri e mitocondri sono correlati a questo. Il test, quindi noi abbiamo, io in particolare con altre 2 persone, stiamo mettendo a punto la didattica nella scuola e per altri corsi di specializzazione proprio per la parte delle interferenze. Ma questa parte delle interferenze elettromagnetiche è a sé stante? No, tant'è che quando il soggetto viene migliorato nello stile di vita, gli diamo i giusti nutraceutici, gli insegniamo tecniche di gestione dello stress, migliora la parte antiossidanti, la parte del microbiota, eccetera, migliora un po' tutto a 360 gradi, ora perché è tutto collegato, noi siamo tasselli di un grande mosaico. A questo punto io mi sono andato a guardare, dico, ma io questa spirale l'ho già vista da qualche parte. Ora si capisce che queste spirali qui usavano l'acqua per dargli un senso di spin, ed ecco che questa diventava acqua sacra. In realtà, dandogli un senso vorticoso, e probabilmente in alcune zone del pianeta Terra abbiamo dei campi elettromagnetici, vedi tomba dei giganti, Stonehenge, necropoli, ma ve lo potete portare a casa questo? È molto più facile portarsi una tessera in casa, in tasca. E non basta, guarda caso, pure in Spagna e in Turchia, guardate un po', l'acqua entra di qui, vorticosa, viene, quindi come appassionato, tanti dicono che io sono uno scienziato mezzo matto, sono andato a portare le mie strumentazioni per esempio alla necropoli della Banditaccia, che dopo le piramidi come importanza a livello archeologico. In queste zone perfettamente conservate ci sono dei campi elettromagnetici che scaturiscono proprio dal suolo, facilmente misurabili. Quindi sul pianeta Terra abbiamo delle zone che oggettivamente possono aiutare. Però, ripeto, questo io ve lo dico come discorso di cultura, che le tecnologie antiche avevano probabilmente già scoperto qualcosa. A questo punto prendiamo il nostro utente a cui abbiamo già dato un'infarinatura. Numero uno, perché devi gestire il cellulare, il modem, il wifi, il tablet? Dice, ma io sto in un condominio, mi hanno acceso alle spalle del mio letto un modem e l'ho rilevato. Devi spostare il letto. Cioè, il punto è che chi vive in un condominio non può gestire 10, 20, 30 modem wifi. Ma ci pensate? Prima abbiamo visto per risonanza quella pallina che si muoveva. Immaginate le vostre cellule, le botte che pigliano in continuazione. Ricordatevi che Maritsatz e colleghi hanno dimostrato, e fuori c'è forse ancora qualche copia, l'ultimo libro che ho scritto, Vincere la stanchezza, lo stress e la fatica, dove ci sono 200 pagine su questi argomenti, dove c'è un'enorme bibliografia, perché io sono un patito di citazioni bibliografiche, quindi di evidenze scientifiche, dove vi faccio vedere e vi spiego perché le cellule staminali, in base al tipo di magnetoterapia o di stress elettromagnetico, possono andare verso la rigenerazione, quindi effetto anti-aging, o verso addirittura la genesi del cancro, totalmente all'opposto. Non lo dico io, lo dice Maritsatz e colleghi, sulle cellule staminali. Perché per anni e anni la mia passione per l'elettromagnetismo l'ho tenuta nascosta e parlavo solo di nutraceutica e di alimentazione? Perché non avevo bibliografia. Posso andare all'Istituto Superiore di Sanità, alla Sapienza, all'Ordine dei Medici con pochissime bibliografie, mi ridono dietro.
Invece negli ultimi 10 anni, diciamo gli ultimi 5, ci sono tantissime evidenze. Ecco, questo è un esempio tipico, ma negli ultimi giorni ne ho viste molto di peggiori. Varie priorità. In realtà ne bastano già 2, 3 per cambiare radicalmente la qualità della vita. Questi sono tutti errori. Questi sono errori. Errori che il soggetto compie e non lo sa. Tra le ultime bibliografie c'è un bel excursus sul cancro e sulle varie ipotesi come campi elettromagnetici, attenzione, possono peggiorarli, ma come alcune forme, per farvela facile, di magnetoterapia, gli autori non la chiamano così, però per farvi capire, possono addirittura essere positivi. Ancora una volta tutto sta nell'intensità, nel tipo di frequenza, nella forma d'onda, tempo d'esposizione. Vado rapidissimo per incuriosirvi. Un ricercatore come me poteva provare a livello strumentale, oltre che sulle persone, volevo vedere che cosa emetteva. Vedete, qui è scollegata. Questo è il rumore di fondo. Impugnato un elettrodo, vedete, non succede niente. Non doveva succedere niente. Ed ecco, andando a misurare direttamente quello che potremmo dire il chip di amplificazione e di potenziamento, attenzione, forma d'onda. La forma d'onda naturale è la sinusoide, il suono puro, non l'onda triangolare, non l'onda quadra, così via. Ok? Quindi, per chi non ha capito bene, questo è un oscilloscopio digitale di ultimo tipo ad alta velocità di reazione, e vado a misurare un elettrodo dove normalmente dovrei tenere indice e pollice, ok? Quindi dove chiudo il circuito. L'altro è al centro del microchip. La curiosità era troppo grande, povero Ian, ho rotto. Sono andato a rompere una... Vado sotto, vediamo un po' dove è andato, eccola qua. È un universo di ultra mini microchip, proprio non saprei come chiamarli, sono collegati tra di loro. Questi hanno numerosi cristalli che si caricano con fotoni, e io dico probabilmente anche con biofotoni, dove io metto la mia mano, la mia intenzione e la mia concentrazione. Pop ha ben studiato e ricercato che dalle mani, dalle dita, dalla punta e dalle dita ai piedi, con intenzione e concentrazione, io emetto biofotoni. E hanno una natura elettromagnetica, ma la cosa importante è che oltre alla natura elettromagnetica portano messaggi. È un po' sconvolgente, tant'è che Pop poi fu bloccato in ogni modo. Eccolo qui, lo si vede ancora meglio. Questo è il microchip e vedete proprio tutto intorno. Allora, se voi la toccate, la sentite piatta, quindi con una particolare tecnologia e modalità di preparazione segreta, quindi nessuno ci dirà come hanno fatto, hanno inserito questo universo con microchip e cristalli che insieme vanno a emettere un particolare campo riequilibrante biologico. Quindi quanto consuma? Quindi chi è che va a riequilibrare? L'essere umano. Quindi chi tratta, no? Uno è l'operatore, l'altro è il trattato. Quindi tra i due, secondo me, è importante che ci sia già una certa risonanza, già una certa forma empatica. Quindi lavate la Zen Card, può agire come riequilibrio del campo bioplasmico con biofotoni, intenzione, concentrazione, un po' come si diceva tantissimo tempo fa. Il cuore, ricordiamoci, il cuore è un campo elettromagnetico toroidale,
Qui riporto alcune formule, io sono anche un appassionato di elettronica, quindi per molti di voi magari questo è arabo. Questo però è un toroide. E guarda caso, il campo magnetico terrestre è toroidale. Quindi il cuore ha un campo elettromagnetico a toroide, il campo elettromagnetico terrestre è un toroide. Se io lo vedo in 2D, è una spirale. Capite quanto ci sarebbe da dire? Quindi io purtroppo mi devo fermare qua, con l'importanza della presa. Ricordiamoci che questi si chiamano mudra, ed era quella che all'oscilloscopio c'era un elettrodo dove bisognava fare appunto questa presa. Allora, c'è ancora tantissimo da dire e trovate tantissimo sul libro Vincere la stanchezza, lo stress e la fatica. Adesso Ian ci andrà a dire delle novità internazionali che io avrò il piacere di studiare sia in pratica sia a livello strumentale, e chissà che cosa andremo a scoprire. Grazie.